E Piero Angelo. Presente. Abbiamo 16 presenti e un assente. Gli assessori Gallenda e Ermo. Presente. Casiraghi Luciana. Presente. Fusco Barbara. Presente. Rivalcide. Presente, non mi fa la telecamera però. Grazie. E Viviani Luca. Che è assente. Abbiamo quattro assessori. Presidente. Grazie. Allora iniziamo questa seduta di Consiglio Comunale, 30 aprile 2021. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che sono le comunicazioni del sindaco. Lascio la parola al sindaco Pozzoli. Sì, mi sentite? Perché ho il PC che è decisamente lento e sto anche cercando di aprire il file con i dati, così non vi do niente di, non vi dico niente di sbagliato, però è impiantato. Se mi date un secondo. Attimo perché. È drammaticamente lento. Allora, vabbè, posso iniziare dicendovi che in questi giorni si è verificato quanto è accaduto circa un mese fa, quando l'aggiornamento sui decessi è arrivato in un'unica soluzione, così portando in una unica trasmissione di dati il numero delle vittime da 57 a 66, perché il numero sui decessi, la trasmissione del dato sui decessi non viene comunicato con puntualità quando questi si verificano, ma arrivano con certe scadenze e quindi ne raggruppa diversi, in questo caso 9, avvenuti per lo più nei mesi di marzo-aprile, cioè nel pieno della terza ondata. E questo ci porta ad avere un numero di decessi pari a 66 persone. Attualmente abbiamo 85 positivi, di cui 13 minori e 2 residenti in RSA. Questi dati ci confermano che, nonostante il miglioramento, non dobbiamo abbassare la guardia e il rischio di contagio è sempre presente, per questo non deve essere sottovalutato. Per questo motivo ringrazio il Presidente del Consiglio che, nonostante il vivo desiderio di tornare a trovarci in presenza, ci consente di svolgere i lavori del Consiglio a distanza. I due positivi residenti presso le nostre RSA sono vaccinati, perciò risultano asintomatici. Per quanto riguarda le vaccinazioni, l'obiettivo che le autorità sanitarie si sono preposte nei confronti dei besanesi è di arrivare a 13.604 persone vaccinate. Attualmente hanno ricevuto la prima dose 3.456 persone, delle quali 1.478 hanno ricevuto anche la seconda. Da ciò risulta che il 25% dei besanesi risulta vaccinato almeno con la prima dose. Tra l'altro, in questi giorni so che è iniziato anche quel tipo di vaccino presso il nostro palazzetto che prevede una dose sola. Al palazzetto si sta iniziando ad aumentare con il ritmo, con vigore. Dopo essere partiti con poco meno di 600 vaccinazioni al giorno, si è arrivati a poco meno di 900 ieri e nelle prossime settimane si arriverà a pieno regime con 1.600 vaccinazioni. A questo scopo concorreranno anche i 6 medici besanesi in pensione che hanno dato la loro disponibilità a lavorare come volontari all'interno del nostro palazzetto, così come hanno fatto 5 infermieri anch'essi in pensione e disponibili a fare i volontari. Un'ulteriore dimostrazione della straordinaria risposta comunitaria che la nostra città sta dando alla chiamata alle armi per le vaccinazioni. A tutte queste persone, a supporto degli operatori sanitari, va il mio ringraziamento e penso anche quello del Consiglio Comunale. I volontari registrati sono più di 280 in meno di 20 giorni. In particolare devo ringraziare, questo glielo devo e lo voglio fare in Consiglio Comunale, l'assessore Fusco per la costante assidua presenza e per l'impegno che sta profondendo e richiamo la felice definizione di un giornale locale che l'ha chiamata Generale Gentile perché riassume bene
lo spirito, il modo in cui si sta impegnando in queste settimane. Grazie. Grazie Sindaco. Dottor Coscarelli, è entrato il consigliere Gatti. Grazie. Buonasera. Buonasera. Bene, allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Allora, per poi intervenire... Presidente, posso fare un piccolo intervento rispetto a quello che ha detto il Sindaco? Se molto breve, però, perché non prevedeva la trattazione di un dibattito, ecco, se no, fare... no, non è un dibattito, è solo un'osservazione. Devo prego, fare. Tettamanzi, prego. Sì, Tettamanzi del Partito Democratico. Rispetto alla piattaforma usata per l'iscrizione dei volontari, volevo osservare questa cosa. Io non sono un esperto di trattamento dei dati personali, però nella piattaforma è richiesto il consenso al trattamento dei dati, però non c'è il rinvio ad un'informativa che secondo me dovrebbe esserci, e non c'è neanche nell'informativa, poi c'è indicato chi è il responsabile del trattamento dei dati. Secondo me questa cosa è da riguardare. Grazie, non so se il Sindaco deve rispondere. Bene, va bene, domani lo vediamo con il dottor Vigori, no, lunedì, ne parlo con il dottor Vigori e anche con Coscarelli, se è disponibile. Grazie. Grazie. Allora, secondo punto l'ordine del giorno, per gli interventi vi chiedo di prenotarvi sulla chat qui della riunione, senza intervenire direttamente, che così manteniamo un ordine. E come ci siamo detti e come abbiamo fatto anche la volta scorsa, ogni consigliere può fare un intervento ed eventualmente dopo la risposta una breve replica di massimo 5-6 minuti, così cerchiamo di contenere le tempistiche. Quindi, secondo punto all'ordine del giorno, rendiconto esercizio finanziario 2020, approvazione. Lascio la parola all'assessore Alcide Riva. Prego. Buonasera. Allora, abbiamo fatto una riunione con il ragioniere capo Ronzoni in cui abbiamo illustrato il rendiconto, meglio, il ragioniere capo ha illustrato, visto che l'ha esposto, ha raccolto tutti i dati, ha illustrato il rendiconto, il consuntivo. Ok, e tutto spiegato nella relazione al rendiconto di gestione. Allora, io qui faccio solamente un breve riassunto sui numeri che sono stati sottolineati dal ragioniere per darne uno schemino, una sintesi. Allora, abbiamo un avanzo da gestione di residui di 141.000 euro. Abbiamo un avanzo di parte corrente di 454.000 euro. Tenete presente che però 400.000 euro di questi 454 sono in realtà un accantonamento di quello che viene chiamato fondo Covid, quindi in realtà sono soldi legati all'emergenza Covid, quindi in realtà l'avanzo sarebbe stato di 54.000 euro. Nelle pagine successive ci sono varie cifre sugli investimenti che abbiamo fatto. Mi pareva giusto sottolineare, come aveva fatto il ragionier Ronzoni, che sull'FCDE, quindi il fondo per i crediti, abbiamo 838.000 euro. Abbiamo una parte legata agli investimenti di 464.000 euro e abbiamo ancora un avanzo libero di 2.100.000 euro. Quindi diciamo che il nostro bilancio è sicuramente sano, quindi non abbiamo problemi, non abbiamo avuto particolari problemi neppure l'anno scorso, pur navigando diciamo un pochettino a vista, anche quest'anno sarà così. Quindi penso, come abbiamo fatto l'anno scorso, che ci troveremo più volte quest'anno probabilmente a fare delle variazioni di bilancio, perché le cose anche quest'anno
per certi aspetti, forse anche più della, come ci eravamo già detti l'anno scorso, forse anche più dell'anno scorso, perché quest'anno comunque un anno di ripartenza, però come vediamo tutti non è ancora una ripartenza sempre chiara. Abbiamo avuto zona rossa, zona arancione, adesso siamo in zona gialla, quindi non sappiamo ancora esattamente, quindi questo produce anche delle attività un pochettino a volte a singhiozzo che possono andare anche a ripercorsi, cioè possono avere una ripercussione anche sul bilancio. Faccio un esempio su tutti, non è ancora chiaro esattamente quest'estate le attività che verranno fatte dagli vari enti, associazioni, magari anche in collaborazione con il comune, perché non sappiamo ancora esattamente i soldi che arriveranno dallo Stato. Lo Stato sta decidendo di mettere comunque delle risorse importanti su questo, ad esempio si parla dell'apertura delle scuole, però non si sa ancora, quindi in realtà questo va comunque a incidere un pochettino sul, adesso parlo della parte sociale, quindi in realtà anche della spesa. Quindi noi abbiamo fatto un bilancio di previsione, questo è il consuntivo del 2020 e vedremo un attimo sul bilancio quest'anno poi come andremo a modificarlo. Ecco, io ho terminato. Grazie assessore Riva. Chiede di intervenire il consigliere Tettamanzi. Prego consigliere Tettamanzi. Allora, Tettamanzi, Partito Democratico. Ma penso che dobbiamo sottolineare alcune cose di questo consuntivo, perché il bilancio 2020 è stato fortemente influenzato dagli effetti della pandemia da Covid-19, nei risultati finali che vengono messi in approvazione questa sera. Sono state influenzate le entrate correnti, dove abbiamo avuto nel corso dell'anno delle entrate straordinarie, adesso io non so se le ho considerate tutte, ma per circa 840.000 euro. Abbiamo avuto 164.000 euro di erogazioni con decreto del governo, erogati dalla Protezione Civile per misure urgenti di solidarietà alimentare. Abbiamo avuto 18.000 euro dal Ministero per sanificare gli uffici e i mezzi del Comune, 2.580 euro per straordinari polizia locale, 29.000 euro di contributo per contrasto alla povertà educativa, 12.000 euro per sostegno alle imprese di pubblico esercizio, 10.000 euro per acquisto di patrimonio librario e 603.000 euro di assegnazione di quota fondo per esercizio delle funzioni fondamentali. Quindi in totale 840.000 euro di entrate straordinarie. Io definirei straordinario anche il bilancio del 2020. Abbiamo avuto poi entrate straordinarie da donazioni di privati e da aziende partecipate, 7.300 euro da privati e 58.000 euro da società partecipate, dalla CAP Holding e da Brianza Acque. Quindi diciamo che il bilancio dei comuni è stato sostenuto in questo anno, dove gli effetti della pandemia erano forti e imprevisti. Anche per quanto riguarda le spese correnti, diciamo che si sono avuti effetti della pandemia che in alcuni casi hanno generato dei risparmi di spese dovuti a una forzata riduzione dei servizi erogati. Tra i risparmi più significativi io elencherei un risparmio di 20.000 euro, 20.437 sulle iniziative culturali, un risparmio di 73.000 euro sui trasporti locali, un risparmio di 23.598 euro sull'accompagnamento, un risparmio di 81.000 euro su interventi su disabilità, 22.000 euro in meno li abbiamo spesi sull'assistenza, sul capitolo assistenza economica fasce deboli, e 57.000 euro in meno su assegnazione titoli sociali. Quindi abbiamo avuto
mal contati circa 278.000 euro di minori spese su questi capitoli trasporti, servizi sociali e cultura. Diciamo che questi fondi risparmiati potevano essere ridestinati almeno parzialmente ad iniziative specifiche in campo culturale e sociale per interventi legati all'emergenza da Covid-19. Vi leggo da due documenti ufficiali, ho estrapolato due considerazioni del responsabile dei servizi sociali. Nella determina numero 13 del 18 gennaio si legge: rilevato inoltre che l'emergenza dovuta all'epidemia da SARS-CoV-2 ha determinato un forte peggioramento delle condizioni socio-economiche di molti nuclei familiari che si sono trovati ad approcciarsi per la prima volta al servizio sociale per ricevere supporto, determinando la necessità di valutazione e presa in carico di situazioni problematiche. Nella relazione a rendiconto di gestione dell'anno 2020, quindi nella relazione allegata a questo rendiconto che è in discussione, si legge nella parte dei servizi sociali: sono aumentate le famiglie che si trovano ad affrontare il problema abitativo per situazioni di elevate morosità a seguito della perdita di lavoro e del conseguente mancato pagamento dei canoni di affitto e delle rate dei mutui. Perché vi ho letto, ho estrapolato questi due pensieri del responsabile dei servizi sociali? Perché nel corso dell'anno più volte noi abbiamo fatto presente che sarebbero stati necessari interventi straordinari a sostegno delle famiglie. Ci è stato risposto a volte che la vera emergenza socio-economica l'avremmo avuta col venir meno del divieto di licenziamento. Altre volte ci è stato detto che sono già previsti interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà economica. Noi come forze, le nostre tre forze di minoranza, riteniamo invece che a fronte di una situazione straordinaria come quella derivante dalla pandemia da Covid-19, fosse necessario uno stanziamento di risorse straordinarie. Lo abbiamo chiesto con una mozione il 20 maggio, che è stata discussa nel Consiglio Comunale dell'8 giugno, nella quale chiedevamo di destinare una quota dell'avanzo libero di amministrazione a interventi a sostegno delle famiglie, delle imprese e delle scuole colpite dall'emergenza Covid. In quell'occasione ci è stato detto, è stata respinta la mozione, ci è stato anche detto che cercavamo solo visibilità sui giornali. Con un'altra mozione il 3 novembre, che è stata discussa nel Consiglio Comunale dell'11 novembre, chiedevamo di promuovere da subito azioni di supporto dedicate, finalizzate alla raccolta di istanze da parte delle famiglie che hanno subito gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 ha determinato sul tessuto socio-economico della città, per far emergere le difficoltà di quei nuclei che prima del Covid erano in grado di far fronte alle proprie esigenze economiche e che a causa del Covid erano entrate in difficoltà economica. Questa mozione è stata un po' snobbata, ci è stato detto che l'abbiamo copiata dal Comune di Seregno ed è stata respinta. Noi continuiamo a pensare che fossero necessari degli interventi straordinari da parte del Comune, quindi la messa a disposizione di risorse straordinarie a fronte di situazioni straordinarie. Abbiamo avuto un risparmio di 20.000 euro sul capitolo della cultura.
penso perché non si è potuto fare l'iniziativa che il Comune aveva programmato per l'estate. Si potevano ridestinare questi fondi a qualche altra iniziativa di tipo culturale. Io ricordo che il gruppo Una città in dialogo aveva proposto di avviare o far partire la consegna a domicilio dei libri. Poteva essere un'idea, poteva essere un intervento utile a favore degli utenti della biblioteca, soprattutto di quegli utenti che magari hanno meno dimestichezza con i libri digitali, con il computer, con le prenotazioni via telematiche. Anche questa proposta, che non era nostra, è stata respinta. Poi, per quanto riguarda la parte investimenti, possiamo dire che anche qui il bilancio è stato influenzato dall'assegnazione di contributi straordinari. Abbiamo avuto 70.000 euro di contributi dal Ministero per l'adeguamento funzionale degli edifici scolastici per emergenza Covid-19 ed è stata realizzata la mensa con questi fondi. 90.000 euro di contributi dal Ministero dell'Interno che credo siano andati su via rimembranze, 500.000 euro dalla Regione che sono andati per 350.000 euro sulla rotonda Cinque Frecce e per 150.000 euro su via rimembranze e un contributo di 5.000 euro per l'impianto di videosorveglianza del nido. Anche qui sono 665.000 euro di contributi che possiamo definire straordinari che sono entrati nel bilancio 2020. Non entriamo non entro negli aspetti tecnici dei progetti che sono stati finanziati, perché non è questa la sede, però rispetto alla destinazione di questi fondi ribadiamo quello che già è stato evidenziato nel corso dell'anno in diverse situazioni rispetto alla realizzazione della rotonda alle Cinque Frecce. E cioè il Comune si è assunto l'intero costo di realizzazione, che è di circa 500.000 euro, a fronte di un intervento che intercetta tre strade provinciali. La precedente amministrazione aveva avviato una contrattazione con la provincia finalizzata alla condivisione dei costi per la realizzazione della rotonda. Anche sui capitoli destinati agli investimenti ci sono stati degli stormi di spese abbastanza significativi. I più significativi riguardano il rifacimento delle pavimentazioni stradali, dove abbiamo visto che con un incasso di oneri di 277.000 euro per rifacimento delle pavimentazioni abbiamo speso 97.000 euro, sto parlando della competenza 2020, abbiamo speso 97.000 euro e 160.000 euro di oneri sono andati in avanzo di amministrazione. Poi sono stati stornati 53.000 euro per rifacimento di pavimentazioni vie diverse che arrivavano, credo, da un fondo pluriennale vincolato del 2019. Abbiamo stornato residui sempre per rifacimento pavimentazioni di 59.000 euro e di 47.000 euro. Quindi diciamo sono stati stornati molti fondi da rifacimento pavimentazioni vie diverse e nel programma triennale per l'anno 2021 non sono previsti per ora riasfaltatura delle strade. Quindi cioè, mi viene la domanda è cosa avete in programma di fare rispetto a questa cosa. Ho visto che sono stati stornati anche 28.236 euro di spese dall'adeguamento antincendio centro sportivo e 43.000 euro dall'adeguamento normativa centro sportivo.
chiedo se sono finiti i lavori e questi sono semplicemente risparmi di spesa. E niente, queste erano le mie osservazioni al bilancio consuntivo. Ho finito. Grazie consigliere Tettamanzi. Allora lascio la parola all'assessore Fusco per una risposta. Prego assessore. Mi sentite? Sì, buonasera. Allora io sarò brevissima, nel senso che secondo me, allora innanzitutto volevo chiarire che tutte le persone che sono arrivate da noi al servizio sociale abbiamo risposto alle domande di tutte le richieste che ci sono state. E come da bilancio appunto siamo riusciti a fare riusciti. Abbiamo avuto purtroppo questi avanzi perché tutte le attività, come diceva il consigliere Tettamanzi, sono state purtroppo sospese per Covid. Io penso solo che il peggio deve ancora venire, che avremo bisogno sicuramente di molte risorse per casa e lavoro e che a breve saranno questi i problemi più grossi da affrontare. Quindi cioè, se ci sarà bisogno, perché oggi non siamo in grado di anticipare di quanto si tratta e di quanto davvero, di cosa sarà, chiederemo di usare l'avanzo. Solo questo, questo è il mio pensiero. Grazie assessore. Adesso la parola al sindaco Pozzoli, che aveva chiesto di intervenire. Prego sindaco. Grazie, intanto devo dire una cosa, il sempre ottimo consigliere Melazzi, che è anche l'autore, realizzatore del form per la registrazione dei volontari, mi segnala che la informativa sulla privacy è correttamente presente sul sito, nel link termini e condizioni, è in inglese, però c'è terms and condition. Questo per dirvi che anche ci sono anche volontari stranieri, quindi ben venga che sia in inglese. Poi nel 2021 penso che sia una cosa abbastanza comune e banale, però il trattamento della privacy c'è. Allora, voglio ringraziare il consigliere Tettamanzi per l'elenco che ci ha fatto relativamente ai lavori che siamo riusciti a fare pur nell'anno, come giusto definirlo, straordinario. È giusto definire l'anno, è giusto definire il bilancio, è giusto definire quello che ci sta succedendo, assolutamente straordinario. Io tutti gli anni, o meglio tutti gli anni, l'anno scorso e quest'anno, in occasione del bilancio di previsione, mando una presentazione PowerPoint ai responsabili. Quella dell'anno scorso si chiamava Verso un nuovo equilibrio, che in realtà sarà il nome di tutto il lavoro che faremo in questi 5 anni sul bilancio. Quella di quest'anno invece si chiamava Al timone nella tempesta, giusto per far capire che effettivamente ci troviamo di fronte a qualcosa di imprevedibile, imprevisto prima, ciò nonostante il timone è saldo e la nave, pur nella tempesta, sta navigando in modo stabile, mi viene da dire. Perché è vero che avremmo potuto fare cose diverse, certo, la carta prende tutto, no? Si dice. Col senno di poi si possono fare 1000 cose diverse, si sarebbe potuto fare qualcos'altro, qualcosa di qua, qualcosa di là, non lo so. Io penso che il bilancio che oggi approviamo, il consuntivo, dimostra uno sforzo enorme da parte della nostra macchina comunale, e devo ringraziare in primis i dipendenti, perché li ho visti lavorare consapevoli del loro ruolo, che andava ben oltre la propria professionalità, come ho sempre detto, a servizio, davvero a servizio dei nostri cittadini. E quello che ha elencato il consigliere Tettamanzi lo dimostra. Su ciò che si sarebbe potuto fare, mi viene da fare una considerazione. A giugno, l'8 giugno dell'anno scorso, c'è stato un passaggio cruciale tra quelli che sono stati elencati, cioè quella famosa mozione in cui si chiedeva all'amministrazione di impegnare 700.000 euro di avanzo libero. Dopo le mie insistite domande su cosa avesse dato come calcolo l'importo di 700.000 euro, il consigliere Tettamanzi, questo a verbale, rispose: questo è un numero non basato su dati reali. Quindi adesso si può dire tutto, avreste potuto spendere di più, avreste potuto spendere meglio.
nel mezzo della tempesta, io ringrazio i consiglieri comunali di maggioranza che hanno deciso di non votare quella mozione e non impegnare la giunta ad utilizzare 700.000 euro dell'avanzo, perché nemmeno voi che facevate quella proposta sapevate in realtà addirittura come spenderli. È facile dire spegniamoli per il sociale, è altrettanto facile buttarli via. Ha ragione l'assessore Fusco, questo è il momento di mantenere la calma, è il momento di mantenere saldamente il timone fra le mani. Ha ragione l'assessore Fusco quando è l'ufficio di piano che si sta impegnando ad esempio sulle case. Noi ricordiamoci sempre che non siamo un'isola, facciamo parte di reti e di famiglie più grandi, come ricordo ad esempio che lo Stato, la famiglia più grande che abbiamo, ha ancora bloccato gli sfratti, che i mutui sono stati sospesi per un anno, circa un anno fa in questo periodo, e che il nostro servizio sociale, con un bilancio da 2,5 milioni di euro, ha saputo stare vicino con un'indicazione, diciamocelo, chiarissima da parte dell'amministrazione, di andare a cercare chi aveva bisogno davvero, non chi era già assistito prima. Chi è già assistito prima viene assistito adesso. Chi era già seguito prima viene seguito oggi. Non dovevamo andare ad assistere ancora di più chi era già assistito prima. La difficoltà è proprio questa. Ho parlato con i sindaci dei comuni che hanno messo in campo azioni del tutto particolari con grandi quantità economiche, per cercare di capire come quelle misure fossero arrivate in profondità, intercettare davvero chi aveva queste esigenze. E ho riscontrato nelle loro parole certe difficoltà che noi, d'accordo soprattutto con Barbara, abbiamo deciso di non percorrere. Mi ricordo in particolar modo una telefonata con Barbara ed Elena Tettamanzi, svolta in viva voce, per cercare di capire come si stessero comportando. Spesso si guarda, no, intorno per capire se qualcuno ha avuto un'idea migliore, poi si chiamano best practice adesso. Abbiamo ritenuto, invece, di restare calmi mentre il mare era in tempesta e di tenere la barra dritta, pronti ad utilizzare il fieno in cascina, chiamatelo come volete, per le esigenze. Come ha elencato lei giustamente, consigliere Tettamanzi, i soldi li abbiamo spesi, ha fatto l'elenco prima, anzi l'ha fatto meglio lei dell'assessore Riva, lo sgrido, perché è stata lei più puntuale dell'assessore Riva a farci l'elenco di come abbiamo speso i soldi. Mi sentivo anche di dire alla mia giunta e a tutti i dipendenti del comune, alla nostra squadra, bravi, perché effettivamente di lavoro ne è stato fatto. Lei ci ha messo un po' a fare l'elencazione. Però, come spesso succede, non basta solamente leggere i bilanci, bisogna anche capirli. Se parliamo della parte di investimenti, sugli oneri, è normale, è fisiologico che qualcosa vada in avanzo vincolato per investimenti. Il motivo per cui l'avanzo per investimenti esiste è proprio perché gli oneri si incassano anche a settembre, ottobre, novembre, dicembre, quando ormai gli equilibri sono fatti e quando non puoi più in alcun modo destinarli ad investimenti, ma anche perché non è il tempo fisico di fare progetti, quindi quegli oneri che incassi verso la fine dell'anno li devi vincolare per l'anno successivo. È pacifico. Invece, relativamente alla parte corrente, c'è un dato che mi aspettavo venisse sottolineato, infatti più o meno in qualche modo è stato fatto. Parlando con la giunta ieri, gli ho detto, vi faccio una previsione, scommettiamo che domani ci dicono che non abbiamo speso abbastanza soldi, è quello che stanno dicendo tutte le opposizioni in tutti i consigli comunali di tutti i paesi d'Italia, perché tutti hanno fatto l'avanzo. Però bisogna saperlo leggere l'avanzo. Abbiamo fatto 450.000 euro di spesa corrente d'avanzo, ma 400.000 sono di fondone, questo è scritto nelle relazioni di Lanzoni, bisognerebbe riuscire a leggerle tutte. Significa che abbiamo fatto solamente 50.000 euro di avanzo di spesa corrente. Penso che sia il record storico negativo nella storia di Besana. Non è mai stato fatto così poco. E la prova sta nel fatto che abbiamo 2.100.000 euro di avanzo libero, no? Quindi significa che tutti i soldi che ci sono stati dati sono serviti e li abbiamo spesi. Poi potrete sempre dire che non è abbastanza, certo, il gioco dell'opposizione. A me piaceva fare un altro tipo di opposizione, un'opposizione consapevole che arrivava a dire le cose con contezza e con una prospettiva diversa. Poi ognuno se la gioca come preferisce. In ogni caso, quello che mi sento di dire alla città questa sera è che il timone, pur nella tempesta, è saldo.
e che i risultati del nostro lavoro inizieranno a vedersi dal consuntivo dell'anno prossimo. Perché è il lavoro che non si vede in superficie, ma in profondità, sotto la nave, c'è ed è tanto e riguarda davvero un nuovo equilibrio per la nostra macchina comunale. Speravo di poter discutere di questo questa sera, al di là dell'emergenza, perché la vita deve andare avanti, il nostro comune deve andare avanti e noi andremo avanti fino a quando ci presenteremo di nuovo agli elettori. Purtroppo è andata come immaginavo, però ripeto il dato, 400.000 euro sono di fondone, dobbiamo tenerli lì perché non sappiamo ancora, nessuno sa quanto incasseremo meno di IRPEF quest'anno, quindi meglio essere prudenti e calmi, senza andare a spendere come le cicale, ma meglio essere brianzoli e formiche. Per quando arriveranno meno soldi dell'IRPEF, perché se ci serviranno tutti non dobbiamo rinunciare ai servizi essenziali, dobbiamo usarli per mantenere in piedi la macchina. Se invece non basteranno, allora, come dice l'assessore Fusco, attingeremo l'avanzo libero. Se saranno di più, troveremo il modo, con calma e dato il momento che vivremo in quell'istante, come utilizzarli. Queste sono le considerazioni più profonde che mi sento di fare sul bilancio sul bilancio consuntivo del 2020, che comunque rimane, come diceva giustamente il consigliere Tavanzi, un anno straordinario e riflette il bilancio un anno straordinario. Grazie sindaco. La parola all'assessore Casiraghi, che deve rispondere. Prego, assessore Casiraghi. Sì, io mi unisco un po' al discorso che ha fatto Barbara. Anche per quanto riguarda l'ufficio tecnico, diciamo che si è speso molto per quanto riguarda tutti i progetti che, diciamo così, dovevano venire avanti in funzione della partecipazione ai bandi. Quindi l'ufficio, diciamo così, è stato molto collaborativo e cercando di utilizzare e poter andare ad attingere a tutte queste risorse che magari oggi, come giustamente magari giusto dice lei, che non è stato utilizzato tutto per le asfaltature, però praticamente sono soldi che vedremo nel 2021 e nel 2022 effettivamente messi in opera. Quindi quello, i frutti li ricaveremo dopo. Adesso non ho trovato contezza di quelli che sono e gli storni delle asfaltature che lei stava dicendo. Comunque, l'anno scorso avevamo impegnato una volta 187.000 euro, un'altra volta 97.000 euro, un'altra volta 26.000 euro dai miei conteggi che ho qui per quanto riguarda le asfaltature. Cosa non è stato speso di quelli che avevamo in bilancio? Sinceramente al momento non glielo so dire. Se lei l'ha visto, ci credo. Però anche qui nel 2021 abbiamo comunque, ci stiamo lavorando adesso per quanto riguarda sia un discorso di asfaltatura a livello di lavori pubblici, quindi una certa importanza, sia ad un bando di, chiamiamole asfaltature di minore entità, praticamente su altre vie e altre. Quindi, ci stiamo lavorando e lavori pubblici è il, diciamo, l'ente che al momento, appunto, tra tutti questi bandi, rotonda, cioè stiamo mettendo veramente sul piatto tantissime opere, quindi è facile, appunto, sì, che magari le asfaltature sono un attimino in questo momento, però andremo a fare nel 2021 anche queste. E per quanto riguarda le altre due voci che diceva che sono andati a storno, quelli sono sicuramente chiusi, sono i due interventi, adesso nelle cifre esattamente non me le ritrovo, adesso qui sul bilancio non trovo l'elenco dei codici, dei conti, dei mastrini, come li chiamano, in comune, e non glielo posso dire, però comunque sono lavori finiti, sicuramente sono quelli che abbiamo terminato praticamente all'inizio del fine 2019-2020. Grazie assessore Casiraghi. La parola per una breve replica consigliere Tettamanzi. 5 minuti al massimo per lei. Grazie consigliere. No, volevo solo dire, vabbè,
Potrò anche leggere i bilanci e non capirli, va bene. Però diciamo quei 400.000 euro di avanzo di amministrazione che sono stati vincolati perché derivanti dal fondone non sono ancora definiti esattamente nell'importo. Vedremo quando ci sarà la rendicontazione, la certificazione al MEF quanto sarà effettivamente, perché in una prima battuta erano stati 300.000 la quota vincolata che poi è stata ribaltata sul bilancio 2021, quindi lo vedremo quando ci sarà la certificazione da parte dell'ufficio finanziario. Voglio fare una domanda al consigliere Merazzi, perché io rispetto all'informativa, perché io ho provato a entrare nel sito sulla piattaforma per iscrivermi come volontario, però io trovo solo la casella consento al trattamento dei dati e non mi rinvia a nessuna informativa sulla privacy. In quale sito è presente l'informativa? Prego consigliere Merazzi. Posso dare una risposta subito? Prego consigliere. Allora, non è obbligatorio il fatto che si venga rinviati, comunque per vostra conoscenza nel menu c'è un'apposita sezione che si chiama Altro, dove c'è dentro appunto sia la privacy che la policy di utilizzo del sito. Lì dentro trovate tutta la descrizione, quali dati vengono raccolti e i termini e l'uso di questi. Giusto per chiarezza, poi si può sempre aggiungere sotto, mettere un link e rimandare a questa cosa, però nel senso non è una cosa obbligatoria. Grazie consigliere Merazzi. Consigliere Tamanzi, lei ha terminato? Allora posso dare la parola al consigliere Villa. Prego consigliere Villa. Eccomi, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo rivendicare invece la bontà delle nostre due mozioni che a mio modo di vedere andavano nella direzione giusta, anche alla luce del fatto di quello che leggo nei documenti diciamo ufficiali dei capi servizio, diciamo, no? Dei dirigenti, quanto leggo che appunto si rilevano le emergenze dovute all'epidemia che hanno determinato un fortissimo peggioramento delle condizioni socio-economiche di molti nuclei familiari, i quali si sono trovati ad approcciarsi per la prima volta al servizio sociale per ricevere supporto. E dove leggo anche che sono aumentate le famiglie che si trovano ad affrontare il problema abitativo per le situazioni di elevate morosità a seguito di perdite del lavoro, eccetera. Quindi io, secondo me, le nostre due mozioni presentate a maggio del 2020 e a novembre a novembre sempre del 2020 andavano in quella direzione. Seconda cosa, volevo fare invece una domanda anche sollecitato, diciamo, per quanto riguarda il capitolo dello sport, dove dobbiamo registrare che già nel 2020, che tra l'altro è stata una scelta anche confermata nel 2021, sono stati ridotti i contributi alle società sportive. Credo che le difficoltà affrontate da queste società, che sono, come tutti sappiamo, associazioni dilettantistiche senza fini di lucro, e che sono gestite nella totalità dei casi da dei volontari, è chiaro che nel 2020 le difficoltà sono evidenti. Le chiusure forzate e i rimborsi agli utenti per i costi che non sono stati fruiti, l'adozione di protocolli anti-Covid, la riduzione degli atleti e quindi anche la riduzione degli introiti. Quindi di fronte a questa situazione straordinaria io credo che bisogna anche ragionare in termini non solo contabili, ma valutare anche le prospettive di sopravvivenza di queste associazioni sportive, che tra l'altro, voglio dire, svolgono un'attività importantissima in termini di educazione allo sport e anche di prevenzione nel disagio giovanile.
e che nella città di Pesana, se non vado errato, tra Polisportiva, Fortitudo, squadre di calcio, eccetera, contano un migliaio di utenti circa. E quindi niente, volevo capire anche che valore possiamo attribuire a queste pratiche sportive a livello di amministrazione. E in termine, insomma, faccio un intervento unico, ecco, volevo chiedere, forse non so, al dottor Coscarelli probabilmente, mi potrà rispondere lui, come mai è praticamente dal 23 di settembre che non approviamo più i verbali dei consigli comunali. Gli ultimi verbali approvati sono quelli del 23 e del 29 di settembre. Poi ci sono stati altri 5-6 consigli comunali. Volevo chiedere se ci sono dei problemi riguardo alla sbobinatura, non lo so, dei verbali dei consigli comunali e come mai appunto non vengono approvati con regolarità. Grazie consigliere. Finito, presidente, grazie. Grazie consigliere Villa. Allora io rispondo la parola al dottor Coscarelli per questa domanda. Consigliere Villa, ma mi sentirei di dire che è semplicemente anche una questione di tempistiche di lavorazione, ecco. Comunque prego dottor Coscarelli se vuole rispondere lei a questa domanda. Sì. Sostanzialmente abbiamo due ordini di problemi. Il primo l'abbiamo risolto col passaggio al sistema informatico, che però nei primi periodi lo sbobinamento delle registrazioni ci crea dei particolari problemi. Sono arrivate la settimana scorsa tutte le trascrizioni e probabilmente nel prossimo consiglio verranno approvate. Abbiamo un problema legato al personale del settore che è stato risolto venerdì. Abbiamo ultimato gli esami, quindi avremo il personale che verrà a rimpolpare la sezione dell'ufficio segreteria. Ci sono delle difficoltà legate all'avvio della procedura, qualcosa che nel giro di 6 mesi verrà risolto, perché i dipendenti, io anche ho cambiato sistema, abbiamo insomma dei tempi di reazione nel predisporre i documenti, nell'inserimento del sistema, ci sono delle tecniche che vanno col tempo vengono implementate, ma non c'è nessun altro tipo di problematica se non un apprendimento del nuovo sistema informatico che ha visto Pesana essere probabilmente l'ultimo comune della Brianza ad entrare nel sistema informatico dell'NPR. Adesso siamo dentro anche noi. Grazie dottor Coscarelli. Intanto la informo che è presente anche l'assessore Viviani, se vuole segnarlo. Grazie. Grazie. Grazie a lei. La parola all'assessore Riva. Prego assessore. Sì, grazie. Allora, niente, per rispondere al consigliere Villa, questo è stato già sullo sport, già stato oggetto di un emendamento al bilancio, quindi la risposta poi sostanzialmente è ancora la stessa. Quello che avevo detto l'altra volta, noi a tutte le società sportive, alcune utilizzano i nostri spazi, chiediamo comunque dei contributi e diamo per l'utilizzo e diamo dei contributi. Quindi avevo già detto l'altra volta sull'emendamento di, se non sbaglio errato, di 6.000 euro, che ovviamente quest'anno faremo delle valutazioni, penso a breve faremo, penso probabilmente settimana prossima, faremo già una delibera di giunta dove in qualche caso qualche società già potrebbe pagare di meno rispetto al passato non avendo utilizzato gli spazi. Quindi in realtà ci sono i contributi che si possono dare con una mano per aiutare la società, ma anche con l'altra mano il fatto di far pagare di meno, cosa che ho già anticipato in fase di previsione, è sempre comunque va a incidere sempre sul bilancio, ecco, anche una minore spesa è comunque un guadagno per le società. E avevo già detto che comunque faremo una valutazione andando avanti. Non fosse altro, per esempio, l'attenzione che ha avuto in questo caso tutta la giunta, l'amministrazione, ma in particolar modo il sindaco, perché poi se ne è occupato lui in prima persona, di
cercare degli spazi per la polisportiva besanese, che non poteva più utilizzare il palazzetto Perego perché si stanno facendo le vaccinazioni, quindi si è preso in carico in prima persona questa partita e la sta portando avanti lui, essendo riuscito ad ottenere degli spazi che poi negli ultimi anni in realtà non erano più dati alla polisportiva, in realtà è riuscito a ottenerli in maniera efficace e scedere. Scusi, posso fare solo una domanda su questa consigliere che ha detto l'assessore Riva? Ecco, ma se posso eventualmente, visto che non lo so, posso sapere quali sono questi spazi ed eventualmente se sono a pagamento, se sono rimborsati dal comune, o se invece sono totalmente a carico delle società sportive. Rispondo io? Riva, prego. Tu, rispondi tu. Rispondo io. Allora, sono la palestra del Gandhi e siamo in trattativa, definirei così, per un'altra palestra di un'altra scuola superiore. In automatico è arrivata la richiesta da parte della provincia per l'utilizzo dello spazio. Io ovviamente ho chiamato il presidente facendogli presente della condizione assolutamente straordinaria della richiesta, nel senso che la polisportiva non chiede ulteriori spazi perché ha nuovi corsi, nuovi iscritti, semplicemente perché io l'ho proprio posto in questi termini, ho anche partecipato al consiglio d'istituto del Gandhi per cercare di trovare spazi idonei alla polisportiva, dicendo loro che in realtà non si sta aiutando una società sportiva ad andare avanti a svolgere le proprie attività, si sta aiutando nello sforzo che la nostra città sta facendo per le vaccinazioni, per vaccinare i cittadini di Besana e non solo. Quindi ho fatto presente al presidente che la richiesta economica non aveva senso. Qualora non si riuscisse a tornare indietro, ho già parlato con il presidente della polisportiva dicendo che ci faremo carico eventualmente delle eventuali spese, perché come giusto che sia abbiamo dato la disponibilità della nostra, non del palazzetto, ma della nostra città, quindi delle sue strutture e della sua comunità per far fronte alle operazioni di vaccinazione, e questo deve andare fino in fondo. La polisportiva, tra l'altro, fatemelo dire, non è presente soltanto col fatto che ha concesso, tra virgolette, l'utilizzo dei propri spazi per le vaccinazioni. Anche oggi il presidente Dario Catona della polisportiva era a fare il volontario con la pettorina della polisportiva, ma era a fare il volontario fuori dal palazzetto. Questo dà la misura di come in realtà si stia affrontando questa sfida, la più grande del nostro tempo, davvero come una comunità e insieme. Quindi è ovvio che il comune, che deve fare l'apripista di queste attività, farà la sua parte, consigliere Villa, questo sicuramente. Ok, sì, quindi diciamo le spese potrebbe anche sostenerle il comune in questo senso, quelle della palestra del Gandhi, insomma quelle che la provincia sta chiedendo, mi sembra di capire, giusto? Ma per forza, tant'è che io spero che la provincia ci chieda di meno, tanto che ho chiamato il presidente. E ho chiamato anche il presidente della provincia di Lecco per espormi allo stesso modo. Qualora non si riuscisse, perché tutti hanno i propri regolamenti, lo sappiamo quanto è complicato trovare delle eccezioni e delle deroghe, allora a quel punto, come dice giustamente il consigliere Riva, alla fine dell'anno, quando ci sarà da considerare il contributo, considereremo anche quello. È normale. Ho chiesto io alla polisportiva, con una lettera a tutti gli iscritti, di lasciarci lo spazio, non di lasciare a noi, di lasciare a tutti lo spazio, certo, del... Quindi mi pare il minimo, no? Stiamo affrontando veramente questa cosa come una comunità, e come comunità andremo avanti ad affrontarla. Le 3.000 euro non sono di qualcuno, sono dei cittadini besanesi che si rivolgono ad altri cittadini besanesi che hanno fatto sport e che fanno sport all'interno del palazzetto per far sì che continuino a farlo in altri posti. Tra l'altro sono particolarmente contento, vi devo dire la verità, e voglio ringraziare la preside Rizzo del Gandhi, e perché mi ha invitato intanto al consiglio d'istituto, dove ho potuto portare, appunto, spiegare le ragioni della richiesta della polisportiva, e ringrazio il consiglio d'istituto perché ho visto davvero da parte loro una straordinaria disponibilità e comprensione del momento, nonostante le loro normative cozzassero un po' con questa richiesta, però
con la flessibilità e in questo momento infatti, il buon senso che contraddistingue tutti, hanno trovato il modo di far coesistere la loro attività con quella della polisportiva. Questo fa sì, e l'ho voluto anche dire pubblicamente, che ci permette di ricordare quanto il Gandhi sia veramente connesso con la nostra comunità, quanto ne sia veramente parte. Quindi sì, questa è una cosa che mi riempie d'orgoglio davvero, vi devo dire la verità, su come tutti stiano comunque dando la propria disponibilità. Grazie Sindaco. Allora a questo punto potremmo passare alla votazione. Consigliere Tettamanzi, lei mi ha chiesto ancora di intervenire? No, ma ha già risposto il Sindaco, perché mi erano arrivate delle indicazioni dal Consiglio della Polisportiva rispetto alla richiesta della provincia di 4.000 euro di affitto della palestra del Gandhi per questi 3.000, ma il Sindaco ha già risposto. 3.000 euro sono. 3.000 euro. Io dico quello che mi hanno detto, sì. Però il Sindaco ha risposto che eventualmente il Comune risponderà alla spesa. Benissimo, grazie a tutti. Allora passiamo alla votazione. Presidente, posso prima ringraziare una persona? Certo, prego Sindaco. Che si chiama Mario Lonzoni, che è riuscito a concludere questo bilancio, il suo ultimo, questa volta è davvero il suo ultimo, il consuntivo, nonostante una cocente delusione professionale e aggiungo a titolo personale umana che abbiamo vissuto in queste settimane e che mette un po' in difficoltà i nostri uffici, ma sicuramente anche con l'aiuto di Mario, che non manca mai nei confronti di questa città, troveremo la soluzione. Bisogna riconoscere che buona parte della stabilità, come dice sempre lui, questa è una cosa che mi ha insegnato, del nostro comune e la sicurezza, come dicevamo prima, della barca è dovuta da due fattori fondamentalmente. Da una parte perché i cittadini di Besana pagano le tasse e dall'altra parte è perché per tanti anni abbiamo avuto uno straordinario responsabile dell'ufficio che è stato davvero un maestro di cordone, io lo chiamerei così, cioè uno che sa tenere bene i conti, perché ogni qualvolta gli si chiede un ghello in più, ti dice di no. Però poi in tutti i modi riesce a trovare la misura per poter soddisfare le richieste dei colleghi e a volte anche delle amministrazioni. Una volta ho urlato dietro anche a me perché gli avevo chiesto dei soldi in più per la cultura, per dire il rapporto che ha Mario Lonzoni con tutti i sindaci. Quindi davvero io penso che appena facciamo un consiglio comunale in presenza, dopo che lui sarà andato in pensione, perché comunque ancora quasi un mese e mezzo, due mesi di lavoro davanti, dobbiamo comunque tributargli un omaggio, perché questo è l'ultimo bilancio di una colonna storica fondamentale che ha fatto tanto bene alla nostra città e è riconosciuto da tutti i suoi colleghi che sia comunque una persona di grandissimo valore professionale e umano. Quindi grazie Mario. Grazie Sindaco, ovviamente il ringraziamento è da parte di tutti quanti noi. Allora, consigliere Cazzaniga, vedo che mi chiede la parola adesso. Solo un piccolo chiarimento al Sindaco, non ho capito nel passaggio di saluto a Ronzoni qual era la delusione. Non penso che riguardasse lui, no? No. Riguarda, lo dico esplicitandolo perché è ancora cocente per me, riguarda la persona che avevamo affiancato a Mario per sostituirlo, su cui abbiamo investito tempo, e Mario soprattutto ha investito tempo e sforzi, e poi a un certo punto questa persona ha ritenuto che per motivi totalmente suoi non se la sentisse di proseguire il cammino con la nostra città. Ecco, chiedo scusa, ma era perché... No, ci sta. Io ho visto una foto di questa cosa e, come dire, anche la Presidente non era a conoscenza, nonostante ci fosse già della documentazione al riguardo. Sì, beh, allora le dimissioni dei dipendenti di solito investono più la parte esecutiva, no? Piuttosto che quella... consigliare. È normale che sia così, è sempre stato così, anche perché abbiamo 63 dipendenti, dovessimo trasmettere le modifiche, i percorsi personali di ognuno, diventeremmo pazzi. Io penso che il dottor Coscarelli non ce lo consentirebbe mai, tra l'altro.
però mi riferivo esattamente alla delusione almeno io parlo a titolo personale, che quantomeno io personalmente ho vissuto, perché si era investito tanto e si era fatto davvero, secondo me, una cosa intelligente, cioè accompagnare una colonna storica importante come Ronzoni nel tempo per fare un passaggio di consegne calibrato, maturato insieme, e poi a un certo punto chi aveva detto di sì all'inizio, poi ha detto di no. Era solamente per questo, ciò non toglie tutto quello che ho detto prima su Mario Ronzoni, sui ringraziamenti che faccio a lui. Grazie. Allora passiamo alla votazione. Votiamo per approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020. Prego, dottor Coscarelli. Grazie. Carina Roberta. Pozzoli Favorevole. Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Corbetta Alessandro. Sentiamo. Romano Flaviano. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Colotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Favorevole. Gatti Vittorio. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Contrario. Tettamanzi Maria Giovanna. Contrario. Villa Fabrizio. Contrario. Cattaneo Andrea. Contrario. Maddaloni Stefano. Contrario. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Corbetta Alessandro. Favorevole. Allora, Presidente, abbiamo 11 favorevoli, 1, 3, 4, 5 contrari e un astenuto. 5 contrari sono Cazzaniga Sergio Gianni, Tettamanzi Maria Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea e Maddaloni Stefano. L'astenuto è Alfieri Piero Angelo. Grazie, votiamo l'immediata eseguibilità. Carina Roberta. Favorevole. Pozzoli Emanuele. Favorevole. Corbetta Alessandro. Favorevole. Romano Flaviano. Favorevole. Riva Paola. Favorevole. Bruscagin Davide. Favorevole. Duca Giovanni. Favorevole. Cacciatore Alessandro. Favorevole. Tolotta Massimiliano. Favorevole. Merazzi Gianluca. Gatti Favorevole. Vittorio. Favorevole. Cazzaniga Sergio Gianni. Astenuto. Tettamanzi Maria Giovanna. Astenuto. Villa Fabrizio. Astenuto. Cattaneo Andrea. Astenuto. Maddaloni Stefano. Mi astengo. Alfieri Piero Angelo. Astenuto. Presidente, abbiamo 11 favorevoli e 6 astenuti. I 6 astenuti sono Cazzaniga Sergio Gianni, Tamanzi Giovanna, Villa Fabrizio, Cattaneo Andrea, Maddaloni Stefano e Alfieri Piero Angelo. Grazie, dottor Coscarelli. Allora, abbiamo finito. Vi ringrazio. Chiudiamo questa seduta di Consiglio Comunale. Sono le 21:30. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Buonasera, ciao. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, buonasera a Scheda è uscito. Dov'è? Non si sta più registrando la conferenza. È andato Coscarelli.